Una delegazione di Forza Italia, guidata dall'onorevole Alessandro Battilocchio, deputato del territorio, ha fatto visita alla casa circondariale di Civitavecchia in via Aurelia. La visita si inserisce nell'iniziativa Estate in Carcere, promossa in tutta Italia dal segretario di partito Antonio Tajani, per verificare le condizioni degli istituti penitenziari italiani e la situazione del personale lavorativo di polizia penitenziaria. Una delegazione di Forza Italia stamattina alla casa circondariale di Civitavecchia per proseguire questa azione che stiamo portando avanti come partito in tutta Italia. C'è la volontà di accertare la situazione, soprattutto rispetto della dignità dei detenuti, delle persone, e di verificare insieme anche le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, che svolge un lavoro straordinario, e del personale tutto. Su questo aspetto ci sarà, anche sulla base dei risultati di tutte le visite che sono state fatte dai colleghi in tutta Italia, ci sarà poi un'azione conseguente a partire dalla ripresa dei lavori la settimana prossima. L'interesse è quello di portare avanti quelle che sono le emergenze all'interno dei carceri italiani. Massima attenzione di Forza Italia per quanto riguarda le case circondariali, in particolare la nostra, quella di Civitavecchia. Abbiamo anche sottolineato l'importanza sociale del carcere e poniamo l'attenzione verso i tantissimi lavoratori che sono presenti, che sono stati fondamentali in tantissime emergenze, compresa l'emergenza Covid. Stiamo cercando anche insieme all'amministrazione comunale di migliorare i trasporti pubblici per arrivare in questa casa circondariale, e quindi Forza Italia è presente, i rappresentanti locali assolutamente sono a disposizione.